Questo qua ragazzi è il primo video del canale incentrato su questo nuovo format, vale a dire il calciomercato della Juventus, in generale il calciomercato. Quindi lasciate un like fino a subito per farmi capire che questo format può piacervi e dunque per portare altri video di questo genere. Detto questo vi lascio al video. Ciao ragazzi, sono Ben, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo tornati qui finalmente in questo nuovo video. E quest'oggi ragazzi, come avrete sicuramente letto dal titolo, siamo qui con un video dedicato al calciomercato della Juventus. Più precisamente ragazzi, quest'oggi siamo qui in un video dedicato alla trattativa Bale-Juventus. Una possibile trattativa davvero davvero molto difficile che sta girando in queste ultime ore su internet e che potrebbe portare il 27enne esterno gallese alla Juventus, o meglio in Italia. Infatti le due rotte possibili per questi giocatori in Italia potrebbero essere l'Inter e la Juventus. Queste due squadre sono pronte a fare un assalto per portare in casa Gareth Bale, che a quanto pare è davvero davvero molto scontento di rimanere al Real Madrid. Infatti è in cerca di nuove aree, in cerca di un nuovo club per ricominciare, diciamo, una nuova avventura. Infatti secondo lui Zinedine Zidane gli sta dando davvero davvero poche possibilità per entrare all'interno dei piani del Real Madrid, ed è per questo che lui vorrebbe cambiare squadra. Ha uno stipendio di circa 15 milioni di euro, uno stipendio davvero davvero molto alto che non credo la Juventus e l'Inter possano sostenere. Infatti per questo secondo me questa trattativa è una trattativa molto molto difficile, che appunto secondo me non si chiuderà. Comunque sia, andremo a vedere come finirà. Fatto sta che l'agente di Gareth Bale è arrivato in Italia. A quanto pare voci dicono che ci sia stato un incontro tra appunto l'agente di Bale e Marotta per in un certo senso capire se questa trattativa è una trattativa possibile o meno. La Juventus avrebbe messo sul piatto 80 milioni per l'esterno destro gallese, un giocatore che potrebbe arrivare visto il praticamente mancato calciomercato della Juventus fino ad ora, e dall'altro fronte potrebbe anche arrivare all'Inter, in quanto è davvero imminente in pratica l'uscita di Ivan Perisic, che è davvero davvero molto convinto della scelta, vale a dire quella di andare al Manchester United. Comunque sia, io non credo che la Juventus e l'Inter possano permettersi uno stipendio così alto come quello di Gareth Bale, in quanto giocatori come per esempio Dybala e Higuain, che sono diciamo i due giocatori che hanno uno stipendio più alto della Juventus, si ritroverebbero con uno stipendio che è la metà di quello di Gareth Bale, e quindi la società dovrebbe ovviamente intervenire per alzare anche quello di Dybala e Higuain, eccetera eccetera. Dunque questo qua potrebbe essere davvero un problema per la Juventus. Comunque sia, vi ripeto, le cifre sono circa sugli 80 milioni, 80 milioni è la base per la quale il Real Madrid sarebbe disponibile a trattare il giocatore, che ripeto vorrebbe andare via, vorrebbe cambiare area. Vedremo appunto se il giocatore arriverà in Italia alla corte di Spalletti o Allegri, o se andrà all'estero in qualche altra squadra, magari come per esempio Manchester City, Manchester United eccetera, che potrebbero tranquillamente permettersi uno stipendio come quello di Gareth Bale. Fatto sta che Gareth Bale sarebbe davvero davvero molto utile alla Juventus, Juventus che fino ad ora, ripeto, ha fatto un mercato davvero, un mercato nullo più che altro direi, ha comprato solamente Patrick Schick, e diciamo ci sono molti giocatori in uscita con anche prezzi davvero davvero molto elevati, ed è per questo che magari la Juventus, chi lo sa, potrebbe permettersi un investimento come per esempio quello di 80-85 milioni per l'esterno destro gallese, che potrebbe ovviamente servire alla Juventus per magari alzare la benedetta Coppa Italia Grandi Orecchi. Ovviamente sarebbe un affare davvero pazzesco, vedremo come andrà a finire. Secondo me l'idea Inter è un'idea, diciamo, che viene quasi lasciata da parte, anche se magari mi posso sbagliare, ma più che altro perché all'Inter non si andrebbe a giocare la Champions League. Un giocatore del calibro di Gareth Bale, ovviamente, la Champions League vorrebbe assolutamente andarla a giocare. Quindi vedremo come andrà a finire questa storia. Fatto sta che per adesso queste sono le uniche informazioni che stanno girando su internet. Volevo infatti andare a salutare Carmine Mugnano, che è colui che mi ha dato tantissime tantissime informazioni su questa trattativa, quindi davvero un salutone Carmine. Dunque ragazzi, direi che per questo video sul calciomercato può essere tutto, spero che vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate le notifiche al canale per rimanere sempre sintonizzato su tutti i video che farò uscire prossimamente sul canale. Detto questo, qui la Bembe è tutto, noi ci becchiamo prossimamente con un nuovo video. Sayonara. Looking pretty in a hotel bar.